Amiche ed amici di Rete Otto Sport, bentornati a questo nuovo appuntamento qui in Gradinata. Naturalmente ringraziamo i tantissimi ospiti che questa sera sono venuti qui a trovarci alla sala polifunzionale del Teatro di Pineto e naturalmente cogliamo l'occasione anche per ringraziare l'amministrazione della città di Pineto che da quest'anno ci ospita e noi incrociamo le dita affinché anche l'anno prossimo, prossimo possiamo stare qui a raccontare storie di vita ma soprattutto storie di sport e ne approfittiamo anche per fare i complimenti al paterno calcio che nella giornata di mercoledì ha raggiunto la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza fasi nazionali battendo il Tortoli per 3-1, prima in vantaggio, doppio vantaggio per il Paterno con i gol di Aquino e di Ruocco, poi ha accorciato le distanze Bombernieddu al suo attivo quasi 300 gol in carriera, poi però ha chiuso i giochi il Paterno con una punizione davvero pregevole da parte di Vitale che col mancino ha disegnato una traiettoria davvero incredibile. Prima di partire saluto la mia compagna di viaggio, stasera l'unica, perché Maria Rita Piersanti è un po' febbricitante, allora non ci ha potuto raggiungere. Chiara Flaviani, la nostra fotografa ufficiale, bentornata. Applausi Scatti meravigliosi, tra l'altro devo dire che eh, le visualizzazioni delle tue foto fanno schizzare la mia pagina, la nostra pagina, quindi ti ringrazio ancora una volta, cliccate mi piace su gradinata, rivedrete non solo la trasmissione ma anche e soprattutto gli scatti di Chiara che stasera beccherà un po' tutti, quindi non nascondetevi perché l'obiettivo arriva dovunque. Un saluto caloroso ai miei compagni di viaggio, Valerio Quartapelle lì in fondo, grazie Valerio. Al mixer audio Massimo Di Addezio, grazie Massimo, sotto in regia c'è Vincenzo Di Simone. Non lo vedete, ma lui vede voi. E come se vi vede, ultimo, ma non per importanza, il mio cameraman personale, Mario Giacchetta, qui sul palco, che è diventato non più vecchio in settimana, un po' più grande. Ok, Mario? Così sono stato educatissimo anche, anche con te. Grazie a tutti i miei tecnici e i miei collaboratori. Davvero. Un caloroso benvenuto a mister Di Luigi, trainer dell'Alba Montaurei. Buonasera a tutti. Buonasera mister. Il presidente dell'omonima società Alba Montaurei, Emiliano Nori. Buonasera a tutti. Buonasera presidente. Direttore generale, insomma un parolone, no? Importante. Una carica importante, Osvaldo Guizzetti. Buonasera a tutti. E a fianco al direttore generale Dalila Vallese della ASD Universe Dog di Pineto. Educatrice o educatore? Educatore. Vanno bene entrambi, no? Vanno bene Però entrambi. Meglio, meglio educatore. Non sei sola. No. Chi c'è lì con te? Sola. Kenya. Kenya, bellissima, che poi tra l'altro è davvero educata alla grande, no? Perché ah, ci tanti ragazzi, <ride> tanti uomini, ma per ora i cani si stanno comportando alla grande. Sì. Che cosa ci farai Saliamo... vedere più tardi? Allora, più tardi salirà anche il mio collega Danilo Montefiore, che vi farà vedere qualcosina che abbiamo in serbo insieme a Pepsi. Ma avete preparato il tutto per questa trasmissione in particolare? Noi ci esercizio... divertiamo tutti i giorni con queste cose. Oggi vi daremo, insomma, una chicca. Bene, sono contento, anche perché noi lo diciamo sempre, settimanalmente invitiamo anche quegli sport cosiddetti minori no? per dare visibilità un po' a tutto e volevo sì. rassicurare il sindaco Verrocchio perché tra due settimane verrà anche insieme ad una squadra di calcio, una squadra, di, una squadra insomma un'associazione un sportiva eh, che eh, fa dell'equitazione il Fioralocchiello, stasera c'è un cane ma il cavallo sul palco non lo possiamo mettere, quindi io... <ride> All'amministrazione dico di stare tranquilla, stasera c'è il cane ma fra due settimane il cavallo casomai lo lasciamo sotto o in, o in stalla, così non, non roviniamo nulla. Grazie perché poi sono curioso di vedere quello che ci, avete, okay. che ci avete preparato, grazie mille. E poi ho visto anche tanti tifosi, no? Anche da parte vostra. Sì, sì, abbastanza, stasera Siete siamo abbastanza ben seguiti. forniti. Bene, benissimo, poi andre andremo a conoscere anche gli altri cuccioli, insomma cuccioli. Beh, degli esemplari particolari che anche loro sotto in platea davvero si comportano alla grande la mochetta è comoda però credo che l'educazione stia alla base di tutto no? perfetto, certo. grazie, grazie mille mister Di Luigi la prima parte del campionato un po' turbolenta, no? poi hai rimesso il treno sui binari e bene o, male, bene o male la carreggiata adesso è quella giusta sì ehm... Abbiamo iniziato il campionato un attimino in sordina, ma ehm, l'avevo anche messo in preventivo perché comunque ehm, abbiamo rinnovato, anche se abbiamo confermato diciamo, il, il blocco storico, blocco diciamo, storico ecco. della squadra, però è normale che all'inizio... Abbiamo, abbiamo sofferto un attimino perché comunque abbiamo ringiovanito, abbiamo preso diciamo, fuori quota molto validi, eh, altri riconfermandoli e sapevo che all'inizio poteva, potevamo avere qualche problema. Però mh, ero molto fiducioso che comunque mh, avremmo, avremmo fatto bene perché comunque poi quando ce n'è stata l'occasione eh, abbiamo rinforzato sicuramente bene la squadra eh, con eh, tre pedine mh, nei, nei ruoli nei ruoli cardini 3 quattro pedine nei ruoli cardini e, e sicuramente adesso stiamo, stiamo facendo bene, eh, cercheremo di fare bene fino alla fine perché ancora ancora manca ancora, qualche punticino diciamo, no? però ancora manca e soprattutto perché dietro eh, secondo me eh, Vedendo anche il calendario, sono convinto che, che correranno tutti. Quindi, ancora Quindi, manca quindi non ti fidi di quelle che stanno sotto perché no, potrebbero ancora, ancora raggiungere. Ho la riprova l'anno scorso che a 40 certo. punti abbiamo disputato i playout. Quindi, quest'anno, se secondo me, basteranno, però eh, è ancora tutto da, da valutare. Forse le, le prossime due giornate saranno un po' quelle che faranno il quadro di tutta la situazione, no? Non solo, vabbè, lì davanti per la prima posizione direi che è quasi tutto fatto. Però, insomma, nei playout, due vabbè, giornate, certo, potrebbero indirizzare. Davanti si deciderà. Secondo me è già deciso. Ma c'è domenica Lo scontro, scontro sì. diretto dove Giulianova potrà festeggiare sicuramente la vittoria del campionato. Ciò che concerne i play out, eh, ripeto, ancora ci sono dal Ponte O in su, ancora anche se il controguerra. Penso che se perdi domenica eh, non ci saranno più i punti necessari certo. per colmare il gap. Però, dal Ponte, Giovani in su, almeno fino al, ehm, al Colonia, penso che ancora ci sia da, da battagliare fino alla fine e Tossicia. Che, malgrado l'ottimo inizio di stagione, poi pian pianino è stato risucchiato. Lo dicevamo all'inizio, no? eh, mai mollare perché eh, i punti che si fanno a settembre fino a dicembre poi però comincia sempre un nuovo campionato, inizia un nuovo anno proprio a livello solare ma inizia proprio un anno nuovo a livello di stagione sportiva perché poi da gennaio in poi sono cambiate un po' tutte le cose a parte il Giulianova e a parte la Torrese. Beh, certo è normale che con il mercato di dicembre chi è in difficoltà cerca di, di colmarle con acquisti rinnovando diciamo, la rosa, però non è sempre facile. Noi ci siamo, ci siamo riusciti perché abbiamo sicuramente allestito all'inizio una buona rosa, l'abbiamo integrata con, sicuramente prima che con calciatori, con gente che sentiva un vere, po' vere, anche la maglia vere, no? vere, è normale, vere, vere persone perché questo gruppo eh, è normale che eh, se raggiungerà eh, come sono convinto l'obiettivo sarà, sarà a merito loro perché comunque sono stati all'altezza della situazione dall'inizio alla fine forse qualcuno all'inizio non ci credeva mh, non mi riferisco agli attuali dirigenti questa è, 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 una, è una chicca che che mi voglio togliere in diretta perché forse qualcuno non ci credeva, però eh, io ci ho sempre creduto, loro lo sanno, eh, non per questo... Cioè questo è più che un sassolino però sembra un macigno, no? no, no allora no, nel no, senso io, io sono abituato a... Dire... Ce io no, sono... no, però dico, eh, eh, non credeva la squadra o non credeva no, forse, a Bruno Di Luigi, perché eh, forse... se il sassolino te lo togli tu, ti do del tu perché tanto sì, sì. è inutile che siamo, insomma, no? siamo in giacca ma potremmo stare tranquillamente, non, credeva... non dico a petto nudo, va in, 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 in t-shirt, quindi forse qualcuno non... non credeva in te e For... tu... Forse non credeva in me e eh, ai, ai miei giocatori, però i miei giocatori, eh, glielo dico sempre, entro lo forse li tratto eh, meglio dei miei figli. Perché io quando voglio un giocatore pretendo tutto, però eh, guai al giocatore chi me lo tocca. Tant'è che eh, ho, ho combattuto per far sì che eh, nonostante eh, avessimo necessità di, 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 di ampliare la rosa, ho combattuto con, con la società affinché... Eh, mi confermassero tutti perché eh, avevo bisogno di tutti numericamente c'era bisogno di avevo già eh, l'anno scorso avuto dei problemi sotto, sotto questo aspetto quest'anno eh, ci sono riuscito eh, ripeto adesso speriamo di, di, di raggiungere il prima possibile l'obiettivo per eh, sicuramente anche dare spazio a chi ne ha avuto meno fino adesso quindi diciamo eh, all'inizio ti è stata data eh, la chiave no? per arrivare ad una determinata posizione, necessariamente però c'è bisogno di rinfoltire, no? perché poi durante il periodo invernale ci sono gli infortuni, da quello che ho potuto capire forse per qualcuno questi rinforzi non servivano, col passare del tempo invece tu hai potuto dimostrare e certificare che senza questi inserimenti, questi nuovi innesti probabilmente la squadra si sarebbe trovata in una posizione più difficoltosa. O sbaglio? Mm, diciamo che comunque gli innesti servivano, ero, ero sicuro anche della rosa che avevo a disposizione perché eh, comunque, eh, ripeto, eh, l'abbiamo scelta eh, io in primis. Eh, di Però di solito mister non preparare. si va al supermercato a comprare da mangiare se il frigorifero è pieno, no? quindi vuol dire che se voi siete andati al supermercato a comprare eh no, qualcosa perché forse c'era comunque... la carne ma mancava il pesce no, per perché dirne secondo una. me non avevamo completato bene anche la rosa all'inizio quindi okay. l'abbiamo sicuramente completata e adesso cerchiamo di, 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 di raggiungere l'obiettivo però insomma la strada, la strada è buona no? sì, parlando di acquisti naturalmente non possiamo che far parlare e far intervenire il Presidente perché naturalmente un po' di impegno economico c'è stato no? poi quando si deve correggere forse i rimborsi vanno un po' a salire perché qualcuno forse se ne approfitta, non è il vostro caso, però insomma poi è il gioco delle parti, no? dicembre, gennaio, quando Ema eh, mi hanno cercato e allora evidentemente hanno bisogno di me e voi avete accontentato, in questo caso lo chef, il cuoco che ha rimesso insomma, a tavola un, un bel piatto, voi avete comprato gli ingredienti giusti eh, società che ha cambiato nome no? perché è un po' eh, cambiata la struttura quindi Alba che va ad integrare corre, mi corregga se sbaglio Presidente il discorso Montaurei con quella che era la scuola calcio e quindi si è creata questa sinergia ma eh, questo, questo incontro questo incontro d'amore chi l'ha cercato? L'ha cercato l'Alba o l'ha cercato il Montaurei? Oppure vi siete trovati lì per caso e vi siete innamorati a prescindere poi da chi ha fatto il primo squillo? Innanzitutto, volevo ringraziarti per l'invito. Ma grazie a voi. Questo è il secondo anno consecutivo sì. che veniamo, per noi è sempre un piacere. Anche se qualche dirigente mi ha fatto soffrire per farvi venire. No, non ci credo. Mi ha rimandato qualche settimana, però mh, è sempre una grande persona, quindi poi po problema, lo saluto. Il, poi il lo problema saluto. nostro è uno che è a livello organizzativo. Sì, siete tanti, quindi immagino. A parte che siamo tanti, poi abbiamo talmente tanti impegni che per, per noi è difficile certo. organizzarci e poi la sera benissimo. Però ci siamo riusciti. Poi, dai. È poi in una siamo situazione riusciti. di classifica tran sì. più tranquilla, quindi meglio così. Per il fatto del connubio che abbiamo avuto con la società della Montauri, sinceramente è partita da loro: è partita eh, Quindi anche... vo voi siete stati corteggiati. Siamo stati <ride> corteggiati, tra virgolette, anche se poi l'anno scorso abbiamo avuto una bellissima collaborazione. E abbiamo fatto questo connubio tra prima squadra e settore giovanile, in prospettiva abbiamo tanti progetti da portare avanti insieme. Quest'anno ci siamo uniti. Abbiamo un bellissimo settore giovanile che penso che sia all'avanguardia della provincia di Teramo. Abbiamo un settore femminile che quest'anno, per il primo anno, abbiamo fatto il campionato di Serie C. Che con Montorio come paese è una bellissima soddisfazione penso certo. che sia un evento storico che a Montorio non è certo. mai stato un però campione no, però, però eh, io spero che sia anche eh, un, una partenza Peraltro no? perché poi sì, rimanere sì. casomai nel, in ambito cittadino può sembrare anche che sì, si va sì, a sminuire il tutto. No, Quindi è importante anche il primo gol, perché ho visto anche Bravi, che c'è stato Battista, malgrado la dire. sconfitta, però avete festeggiato anche il primo gol. Quest'anno quest le vittorie sicuramente non so io sono realista. Difficilmente verranno. Però nella vita tutto può succedere. Eh, però non è quello l'importante: l'importante è aver creato un gruppo di ragazze che anche se inizialmente mi hanno fatto un po' penare, soprattutto a me e all'allenatore che si allenavano poco, nonostante le eh, promesse bene. fatte, ci però questa è una, una cosa realizzata eh, tre anni fa. Io sono partito mm. quando eravamo 4-5 ragazze, noi ci allenavamo a Tossicia, in una palestra elementare, è partito tra virgolette con uno, uno scherzo, io l'ho riproposto dopo tanti anni a Montorio e poi nell'anno successivo... Io questo primo prima non l'ho allenato l'anno successivo con il grande ministro Antonio Innocenzo che ci ha praticamente ha dato veramente ancora di più eh, sia nell'ambito organizzativo ma anche nell'ambito tecnico, perché io certo. purtroppo avevo anche poco tempo per organizzarmi, soprattutto per seguirle. Ha dato domani nel cuore per questa società, purtroppo oggi non, eh, non c'è più. Allora per abbiamo... questa vi facciamo un applauso che ci ho venuto veramente. E il gol era realizzato domenica. E praticamente era la, del suo uh, era proprio lo stesso giorno in cui lui sì. eh, non, non c'è più, e questo per noi è stata una bellissima cosa. È come se avessimo realizzato un sogno, tra certo. virgolette, quindi diciamo che anche per lui, no? per portare per avanti il suo progetto, sì. Poi, quest'anno, quell'anno scorso, dopo quanto successe praticamente eh, di Antonio, eh, abbiamo avuto il mister Antonio Mastracchio che, ci ha, che ha avuto la forza e, e la voglia di, di portargli un sorriso a queste ragazze che avevano veramente eh, sofferto. Ci vuole anche un po' di coraggio. No, eh? ci vuole anche un è po' vero. di coraggio. Quindi, vabbè, ma Però l'avevo scelto, scelto io perché era l'unico che poteva animare e ridargli un pochettino di entusiasmo a queste ragazze e ci è riuscito benissimo. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà. L'ultimo, ultimi mesi, ho, per fortuna nostra, ho, ho preso due ragazze che praticamente hanno fatto calcio anche a alti livelli: hanno fatto la Serie B. E eh, quindi, non, non sono l'ultima arrivata. È eh, un po' di esperienza. Serve sempre che sono Antonella e Loredana, che ci hanno dato ancora di più sia esperienza, sia anche sul piano tecnico. Soprattutto le nostre ragazze, che, che erano nel primo anno che giocavano, molte, perché il campionato 11 certo. nessuno l'aveva fatto, gli ha dato veramente eh, tanta complicità, ancora di più. E niente, noi, come hai detto tu prima... Tornando sì, alla domanda che sì. ho fatto prima al mister, no? eh, lo avete accontentato sotto l'aspetto sì. dei, dei rinforzi, parlando di di, di prima squadra, ma eh, quanto avete dovuto sudare? Nel senso, non con lui, sì, naturalmente sì, le richieste da, dai mister arrivano sempre ed è giusto così perché serve anche da stimolo a far crescere una società, ma quanto è stato difficile? soprattutto per una squadra dell'interno della provincia convincere determinati giocatori a venire a giocare a Montorio, perché spesso e volentieri quello che si dice, no? l'ho detto anche la settimana scorsa Presidente Marini, eh, ma non c'è il collegamento autostradale, quindi ci sono dei problemi, aumenta il rimborso e allora a quel punto noi non ci possiamo arrivare. È successo questo o può succedere anche a voi? oppure avete riscontrato con più facilità che no, bisogna essere realisti eh, queste cose le abbiamo riscontrate pienamente mm. abbiamo avuto la fortuna di, di far venire con noi dei ragazzi stupendi che si stanno dimostrando sia a livello calcistico che a livello umano purtroppo manca qualcuno eh, Aless Alessandro Panetta eh, Pietro Fusco poi abbiamo avuto l'onore anche di avere Gianni Padovani l'anno sì. da scorsi è abbastanza importanti, lo stesso Pier Michele e eh, D'Angelo eh, queste sono state la ciliegina sulla torta no, noi non facciamo spese eh, no, vabbè, eh, però. onerose perché non abbiamo a parte la possibilità attualmente anche se noi i nostri progetti sono ben ambiziosi noi, cioè, se sia la, prima, la, la, la cosa più importante per noi è quello di far crescere il nostro settore giovanile nel miglior modo possibile ma soprattutto dare sempre di più anche alla prima squadra Quest'anno il primo obiettivo nostro era quello della salvezza Ancora manca qualche punticino ci stiamo riuscendo E l'anno prossimo programmare una stagione ancora migliore da quella di quest'anno Io sono da New Entry di, di questa Vabbè, però, categoria Però sono 25 anni che faccio scuola calcio Quindi ecco, nell'ambito del calcio eh, ci sono sempre stato Questo, questo tuo, questo sì. tuo eh, essere presidente no, prima della, della scuola calcio e, e poi adesso dell'Alba Montaurei, e qui passo il microfono al direttore generale. Ha un po' creato un po' di sconquasso? Cioè, nel senso, avete avuto paura che si pensasse di più alla scuola calcio, tralasciando un pochettino la prima squadra oppure. La sinergia è, è stata talmente studiata bene, che poi alla fine le cose si sono, si sono combaciate. È Però mi deve rispondere ah, qui: altrimenti tu sei di parte, scusami. No, assolutamente. Noi le cose le studiamo a tavolino. E siamo un gruppo di dirigenti che vanno abbastanza d'accordo. Quindi qualsiasi decisione viene presa, viene presa insieme. Quindi non c'è nessuno che dice il contrario. Però, insomma, La scelta di Emiliano eh. Nori è stata perché. Eh, è un uomo che, come ha detto lui, sono 25 anni che fa eh, scuola calcio, viene anche lui dal calcio, non ci dimentichiamo anche certo. le sue passate stagioni quando faceva il calciatore, quindi ha esperienze sia sul campo che anche a livello manageriale. E quindi quando è stato scelto Emiliano Nori, eh, faccio una piccola premessa, noi quando scegliamo una persona la scegliamo perché... Siamo sicuri di trovare sempre il meglio e negli anni ogni presidente eh, che è stato scelto ha dato sempre il meglio. Forse con Emiliano abbiamo trovato l'apice. Perché come ehm, mi rifaccio alla domanda che hai fatto tu, siamo stati noi a cercare eh, la scuola calcio, perché i nostri piani era quello di crescere e come prima squadra se non viene creato un settore certo. giovanile, una scuola calcio non si può crescere. Siamo stati noi a contattare eh, il presidente Emiliano Nori per eh, cercare di trovare queste sinergie insieme, anche perché avevamo le stesse idee e gli stessi progetti, progetti a lungo termine che studiamo di anno in anno, cioè noi stiamo pensando non solo a questa stagione, ma già abbiamo programmato, grazie a dei dirigenti veramente validi, eh, anche le prossime stagioni. Quindi, diciamo, eh, ancora è il momento di porre le basi, no? Per poi alzare questa, questo palazzo per cercare di toccare delle, dei piani più alti, anche perché avete un allenatore insomma, abbastanza ambizioso ed è giusto perché in passato ha fatto dei grandi risultati, ha ricevuto bei premi, bei riconoscimenti. Quindi immagino, se lo conosco bene, che insomma, la promozione è ok, però forse la, <ride> la categoria ti sta un po' stretta, no? Cioè, nel senso, un po' ti, ti io... immagini da altre, da, non dico da altre squadre, in altri campionati, soprattutto. Ma eh, è normale che eh, la, la, voglia, la voglia che ho io è, è tanta: è normale che eh, non si limita a, ad allenare in promozione, perché comunque eh, sono, sono, sono ambizioso però. Eh, io fa... a me piace fare calcio, tant'è che lo faccio anche con i ragazzi. Eh, per eh, diciamo divertimento, ormai che, che eh, ho tanta voglia anch'io di crescere. Eh, ed è normale che eh, cercherò di, 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 dare il di dare il massimo sotto questo aspetto. Poi, se sarà promozione, se sarà prima categoria, non è, non è un problema. Ok, allora, sala vuota. Chiudiamo gli occhi, sala vuota, non c'è il presidente, non c'è Guizzetti, eh, casomai c'è Dalila in zona, siamo io e te, togliamo anche i cameraman. Può questa squadra, può questa società farti raggiungere nuovamente l'eccellenza o pensi che il tempo sia troppo da far passare? Troppa acqua sotto i ponti, allora fra qualche anno se arriva la telefonata giusta cambi casacca? Siamo soli, puoi, puoi, puoi parlare tranquillamente. Il presidente scuote la testa quindi dice. Ma eh, allora, ehm, io. Cioè nel senso, anche tu gli devi. Eh, gli devi dare una scadenza, tra virgolette. No? Cioè, la società. Ragazzi, no, 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 vediamo no, che fare no, perché io altrimenti. So, io so benissimo gli sforzi che, che, fanno, che fanno di continuo per, per mantenere per mantenere questa categoria, perché comunque. È vero che è una società organizzata che secondo me non fa mancare nulla, almeno dal mio punto certo. di vista mi hanno sempre accontentato sotto ogni punto di vista. Però è normale che eh, cioè per raggiungere determinati obiettivi tu dici bisogno che ci sono altre squadre c'è altre... bisogno, bisogno ma non parlo a livello tecnico c'è sì, bisogno, certo, certo. bisogno di, 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 di un indotto diverso di, di qualcosa di diverso e quindi ripeto loro sono molto sono molto ambiziosi e, e auguro ripeto a loro di, di, di raggiungere il massimo però ripeto per ciò che, che, per ciò che riguarda me che per ora stai bene che, in questa categoria e in momento, questa società per il momento sto bene sono concentrato a, a raggiungere l'obiettivo che ci siamo naturalmente sapendo che se, fai, che se fai nuovamente bene eh, con eh, l'Alba Montaurei eh, credo che una telefonata importante possa far piacere anche ai dirigenti no? perché va a certificare il lavoro del mister che, che naturalmente se arriva la chiamata, io eh, Presidente ti devo pure pungolare, no? nel senso però, se, lo, dovete, lo, dovete, lo dovete far rimanere, però gli dovete anche dare insomma, la materia umana giusta, no? Mi sembra che l'abbiamo accontentato quest'anno, l'anno prossimo, prima lui vuole rispondere, detto, però, però penso che, che insomma, praticamente siamo una società ambiziosa. L'anno scorso, il primo Questo. anno, era esatto, era un po' eh... per molti di noi, quest'anno è stato il primo anno eh, e stiamo avendo dei grossi risultati, certo pensando all'inizio del campionato, in situazione che stavamo e pensare adesso e ci, sono, ci sono allora a quel punto i rimpianti, nel senso se si faceva no, qualcosa a non... luglio ad agosto forse non potevamo penso, avere qualche penso punto in più. Mi sembra che si devono sempre evolvere le situazioni e se è andata così, doveva andare in questo modo Ho capito. Eh, Pensiamolo in positivo, cerchiamo, Ho detto come prima: di crescere. Noi abbiamo un progetto importante con il sottoscritto con il mister Bruno Luigi. Che oltre a fare la natura della prima squadra, fa anche la natura della categoria esordienti dei, dei nostri ragazzi. Quindi guarda Quindi, va... anche a quelli che ah, stanno crescendo, sì, a fa... quelli che stanno crescendo. È normale che noi, come ho già detto poc'anzi, abbiamo un progetto abbastanza molto ambizioso. E quindi lui fa parte, de fa parte del de progetto deve restare più a lungo possibile con noi. Fin, fin perfetto. quando ci sarò io, ci sarà anche lui. Vabbè, quindi questa è una conferma. <ride> poi per eh, gli altri fattori, <ride> però gestite privatamente. Può anche, sm anche smentire, io ho strappato la promessa <ride> tecnica. Poi quell'altra promessa no, ve la, ve la vedete per... un ottimo rapporto. Quindi. Cioè, assolutamente sì. Eh. Tra l'altro, mentre tu parlavi di, di calcio, lui con una pallina di, eh, da tennis, Kenya cercava di avvicinarsi a Guizzetti. allora ti dico subito Dalila che il mister si è messo da questa parte perché è un po' timoroso, no? però okay. eh, Guizetti mi, mi sembra tranquillo. Ecco, gli ha riportato la pallina, lui si fida. Allora, ci spieghi un po', eh, prima di vedere la vostra esibizione, esibizione, posso chiamarla così? No, sì, un po dimostrazione. dimostrazione. Poi perfetto. vi spiegheremo. Sì, che esibizione sem sembra un po' da circo e non, eh, mm. non mi piace tanto. Ok, dimostrazione. Eh, quello che fa la vostra associazione... E naturalmente eh, qual è il vostro obiettivo? Perché naturalmente c'è anche un obiettivo. Allora la nostra associazione... Tra l'altro scusami se ti interrompo Come? ma dietro i nostri ospiti possono vedere anche delle immagini riguardanti appunto la vostra ASB. Allora, la nostra associazione, come dice il nome, il nome stesso, si occupa di educazione cinofila. Educazione cinofila ci tengo, anzi ci teniamo tutti a uh, precisare, che si diversifica dall'addestramento dall cinofilo. Perché okay. educare come dice la parola stessa significa tirare fuori, quindi noi Perfetto. non miriamo alla performance, non miriamo a quello che di solito è il classico seduto e terra resta, ma miriamo proprio a tirar fuori da ogni cane il meglio che riusciamo a tirar fuori. Per una felice convivenza Questo con l'uomo. Per una felice convivenza con il suo proprietario, con il suo partner. Quindi il nostro obiettivo è quello di migliorare la vita sia ai, propri, ai proprietari che ai cani. e Questo Tra l'altro Kenya è passato dal direttore generale, tutti. no, <ride> ha individuato la carica e è andato sotto al presidente sperando che compri qualche crocchetta, però insomma tanto è dotato anche Guizetti, no, lo può fare non lo anche lui. Il Mister che ha eh, paura. No, il Mister poi casomai accorciamo un attimino eh, così, così non va, non va da di Luigi. Però insomma questa, questo discorso della pallina poi davvero cani eccezionali. Poi si al posto di Kenya sale l'altro, immagino che qui si svuota il palco perché no. insomma è di un'altra... È di un'altra stazza no, quel si il cane sotto in, in meglio. <ride> okay, vieni. no, sta dicendo forse se, se okay. si allontana è meglio però vabbè davvero tranquillissimo. Quindi no. dicevi una uh, convivenza con uh, il proprietario con il proprietario. E, da... Però insomma, caniche naturalmente devono anche essere, tra virgolette, tenuti in forma, no? quindi immagino che ci Devo sia anche la... una sorta di preparazione atletica, detta così. Preparazione, noi miriamo più a quella psicologica, ah, chiamiamola così. E alimentare? Alimentare, oddio, ce ne parlerà la nostra collega okay. che è anche un medico veterinario, quindi Perfetto. per quello noi lasciamo campo libero a lei. Ok, io ho un veterinario e... a casa e... che ogni tanto cura eh, me perché ne ho lancerà. bisogno, però va bene poi, poi, poi ne, ne parliamo quindi Kenya vabbè con il direttore generale l'ha eh, posto il sì. presidente ha visto sì, che non grazie. ha tirato fuori un euro quindi è tornata <ride> è tornata in, indietro e la vostra sede dov'è? a Pineto? allora la nostra sede legale è a Pineto però sì. il nostro campo è a Silvi a Silvi quindi c'è questa Silvi sinergia a Silvi è vicino a Silvi Alta sì abbiamo cercato un posto un pochino più con uno spazio più adeguato certo diciamo. sì e... Se volessi portare il mio cane, come, come devo comportarmi? Di Ci contatto, puoi in quale modo? Avete una pagina Facebook allora, piuttosto sicuramente, che... abbiamo una pagina Facebook che si chiama Universe Dog SD. Eh, siamo in prossimità di creare anche il nostro sito. Quindi poi al limite vi aggiorneremo. Certo quando riusciremo a farlo e altrimenti trovate anche nello studio veterinario, comunque noi cerchiamo di lasciare le nostre brochure un pochino ovunque. Crescono gli iscritti, o gli iscritti insomma, i, i partecipanti sì. a questi corsi? Crescono no? infatti, siamo contenti perché se crescono gli iscritti significa che cresce anche un po' l'educazione cinofila all'interno della città, della società. Certo, da quanti anni fate questa attività? Allora, noi sono circa quattro anni, quindi comunque ci teniamo aggiornati e proponiamo sempre più attività rispetto a quelle che proponevamo prima. Le faccio una domanda, una curiosità mia, è contraria o è favorevole ai cosiddetti dog sitter? Il mister subito di di prima, sì. col piatto destro, Vieni. gli ha dato il pallone. La pallina più che altro. Eh, dog sitter? Sì, se sono educati anche dog sitter. Ecco, perfetto, quindi avete anche una, una preparazione, un corso, un corso per, per, non dico i proprietari, però per chi volesse, volesse intraprendere la, il mestiere di dog sitter? Per i proprietari? Sì, noi. Ehm. Ci riferiamo sempre al binomio, quindi proprietario cane. Okay, Però comunque sono, ci sono tantissimi corsi, tra cui quello insomma, a cui abbiamo aderito noi e con cui collaboriamo, che è quello dell'Arcadia Onlus nella persona di Gigi Raffo. Ci sono corsi validissimi che aiutano proprio a, insomma, a comprendere la cultura cinofila eh, in generale. Quindi io per chiunque si approcci in questo campo, che sia un dog sitter o anche uno stesso veterinario, comu consiglio comunque di conoscere un po' quella che è la psicologia canina. C'è un cane, eh, una razza particolare più facile da educare? E se c'è invece una razza più cocciuta, diciamo così, no? Una razza più facile non esiste, nel senso che dipende sempre da come noi educhiamo il cane. Mm. Quindi, Molti dicono sì. il, il mito del pastore tedesco, però non so se. Il se mito è così, del pastore, oppure... tedesco, il pastore tedesco è un cane che è molto performativo, e molto collaborativo con il proprietario. Quindi, magari si arriva a fare determinate cose. Con... <ride> ecco, con vedi, un... poi si è, è riavvicinato al presidente. Ah, sì. però... Vieni. Dicevamo, il pastore tedesco? Il pastore tedesco è un cane molto performativo e molto collaborativo, eh, però, comunque, con qualsiasi cane se è educato nella maniera corretta e soprattutto se alla base c'è un buon rapporto con il proprietario si arriva a fare qualsiasi cosa. Perfetto. Comunque, l'atteggiamento di Kenya, prima nei confronti di eh, Guizzetti, del direttore generale, e poi nei confronti del Presidente Nori è un atteggiamento normale no? eh, sì. non è normale il, la reazione del Presidente <ride> che ha davvero paura però insomma il cane ha cercato di fare amicizia no? forse voleva consegnare la pallina per poi, sì, per poi giocare ci è riuscito solo il ministro tutti con la pallina perfetto grazie a te eh, per adesso e grazie, grazie a, a Kenya Presidente, eh, vabbè il cane eh, ormai è, è lì, no? avete, fatto, avete fatto amicizia. Io tra poco scendo sotto perché devo conoscere non solo la prima squadra, non solo la femminile, ma poi quello che per voi è un po' il fiore all'occhiello. No? La scuola calcio che eh, naturalmente conta tanti ragazzi. Stasera credo che non ci siano tutti perché per motivi di orari naturalmente. Eh, noi registriamo o andiamo in onda in questi orari, quindi eh, mi dispiace per voi, però davvero ci sono tanti ragazzi che sono qui, ci sono venuti a trovare, con, eh, vedo dei genitori che non vogliono essere intervistati, che non vogliono essere ripresi, noi vabbè li accontentiamo, poi se capita casomai due parole gliele facciamo eh, scambiare. Io però da te adesso, da qui sul palco, vorrei conoscere e far conoscere ai nostri amici telespettatori gli altri dirigenti. Poi casomai andiamo dalla parte tecnica con i mister e scendo io sotto a conoscere. Possiamo presentare già qui davanti a me il nostro grande mister Albino Valeri, che oltre ad essere allenatore della categoria giovanissimi è da poco iniziato l'avventura anche con le ragazze della Juniors femminile, quindi fa le... Il doppio ruolo, anzi il trivo ruolo, perché oltre ad essere. Il jolly, diciamo è il Giolli. Diciamo che il jolly, fa anche il responsabile di tutto il settore giovanile. Eh, quindi perdone, noi è una figura è. il nostro Marco di, di Sabatino. Il nostro. E tra l'altro, tanto lo, 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 lo posso dire perché è, è di dominio pubblico, se siete seduti comodi. Loro sono in gradinata, voi siete su queste poltrone se voi siete seduti comodi lì è perché insomma il merito è anche suo e della sua azienda che noi ringraziamo eh, davvero sempre. Eh, insomma, poi riporterai ai tuoi collaboratori questo ringraziamento da parte nostra. Quindi Marco Di Sabatino, che Marco, è quello che mi ha fatto penare per sì. i vari inviti, però naturalmente voleva fare le cose in grande e mi ha detto pazienta un attimino e poi veniamo. Marco ma un no, bravissimo ragazzo, lui si occupa di marketing. Eh... Prepara tutti i volantini della domenica, tutti i manifestini per i ragazzi. È fantastico. La parte organizzativa, fa fotografo, fa tutto. Benissimo. Fa accompagnatore. Dirigente. È il nostro Jolly, praticamente. Poi c'è un dirigente che in prima Noi fila: abbiamo un altro direttore sportivo, ecco. Con il nostro grande Maurizio Fiorile, è uno che è da tanti anni che sta nel mondo del calcio. È una persona eccezionale che da, ho avuto il piacere di conoscerla veramente eh, bene dall'anno da, da scorso ad oggi. Eh, veramente ci sta e ci continuerà a dare ancora per tanto tempo una grossa mano a noi. È uno dei pochi non montoriesi, è un altro grande scopritore di, di giocatori, talenti. di talenti. Eh, no, stavo dicendo, è uno dei pochi non montoriesi, no? perché non poi montoriesi, alla fine, bene o male, è di Castelnuovo. È di originario Castelnuovo è un, un terramano doc diciamolo però, però vive attualmente sì. però vive a castelnuovo che okay, il figlio poi, che è Bruno Fiorile Bruno che sì, il poi, poi abbiamo la parte atletico. a livello dirigenziale vabbè eh, c'è mister Mastracchio il naturalmente mister Antonio Mastracchio mi ho presentato prima e lì le donne anche. Hanno fatto partire l'applauso più, no, lo più il bello, sostanzioso. il bello di Beautiful. Il bello? Di Beautiful. Ma io non l'ho mai visto Beautiful, <ride> però vabbè. Così è mi, mi fido del Presidente. Eh. Mi fido Qua del abbiamo, Presidente. abbiamo dietro al Ministro Mastracchio abbiamo il preparatore dei portieri della prima squadra, Angelo Piombini. Il nostro preparatore, il grande Angelo, Provvedore preparatore atletico, il grande Angelo. Eh mi spaventosevo con Piombini e Pompini. Eh. Abbiamo il mister della categoria 2008, eh, Gabriele Restauri, il mister degli allievi che è Paolo Ferro, che sta dietro al mister Gabriele. Sì, così mister si alzano si... la mano, alzano la così mano. aiutiamo Mario a, ad inquadrarli, così, ma tanto già ha già individuato tutto lui grande Mario. Un'altra grande bandiera del calcio montoriese nonché un grande amico è un grande istruttore nonché allenatore anche della de, de, de categoria 2010 e della categoria 2006 il signor Carlo Persia. Benvenuto anche a Persia. E poi abbiamo quest'anno che dopo tanto tempo siamo riusciti a riportarlo a Montorio una persona squisita capacissima sia sul piano tecnico ma soprattutto una persona che a livello umano è Veramente eccezionale, il mister Giampiero De Luca, perfetto. Quello è la categoria 2007, ex Teramo. Se non erro, no, ex Teramo, ex Teramo Calcio, sì. quindi insomma, un ritorno, diciamo alle origini, per, alle origini. per molti. Io di, io, di, sì, io di Carlo Persia, ricordo un gol. Se non erro, tu forse c'eri a Castilenti, sì, può essere. C'era anche Vabbè, Quella è un po' rimasta nella storia. Tornammo noi tifosi, un po' con le mani e con i piedi, però insomma, alla fine, alla fine tornammo. Alla fine tornammo. Eh, quindi a, complimenti, complimenti a Carlo. Da questa parte invece vabbè, sono i, i ragazzi che io se eh, la regia mi aiuta un attimino io scendo sotto perché eh, li voglio andare a conoscere pian pianino e poi con eh, Dalila naturalmente voglio conoscere gli altri membri dell'associazione e mi devi dire se devo liberare il palco perché poi eh, c'è questa interessante dimostrazione. Okay. Ok, allora io intanto scendo sotto, così poi, anzi per galanteria vado prima dalle ragazze, prima da mister Mastracchio, così poi le, le conosciamo tutte e vediamo, e vediamo come... Allora, il tempo di scendere. Ecco qui. Allora, mister Mastracchio, buonasera. Me le presenti tu le ragazze oppure facciamo girare Mi il microfono? Far passare. Sono, okay. sono grandi quindi. Perfetto, allora nome, cognome corpo. e se lo conoscete il ruolo, spero di sì, altrimenti... Il ruolo il che mister... preferiscono loro? che. No, il ruolo quello ufficiale, nel senso come le metti in campo tu, ecco diciamo. Perfetto, Va bene? Sono Barbara, faccio il terzino, sinistro. Purtroppo. Benissimo, perfetto. <ride> Giada, terzino. Giulia, difensore centrale. Elena, terzino. Perfetto. Loredana, difensore centrale. Antonietta, centrocampista. Annalisa, centrocampista. Valentina, alla destra. Francesca, attaccante. Francesca, attaccante. Jessica di Leonardo, attaccante. Alessia, centrocampista. Martina, centrocampista. Benedetta, punta centrale. Brenda sulla fascia. Noemi Terzino Giada centrocampista Denise Portiere bello lei ha detto sulla fascia ha... c'è qualcuno che ha sbagliato il ruolo mister oppure facciamo cambi domenica qualche <ride> punizione particolare oppure... sono fortunato che domenica non giochiamo quindi si sono scelti il ruolo da sole si no? sono, scel <ride> sono scelti il ruolo quanto è difficile per te immergerti in questa nuova avventura naturalmente gli stimoli enormi no? perché immagino che Davvero eh, c'è tanto da imparare anche per te. Che campionato è? Nel senso eh, è un po' come i maschietti o devi guardare altri aspetti per quello che riguarda il calcio femminile? Ma io forse le tratto proprio come i maschietti perché a parte stasera che si sono truccate insomma si eh beh, sono gestito certo. un pochettino. Però la domenica... Non dico che sono maschi, ma si comportano da maschi, quindi forse per me è facile proprio quello, il fatto di, di trattarle proprio come tutti, come tutti i ragazzi. Eh, però non è un sacrificio, anzi è una, è una cosa bellissima ritrovarmi a vederle, a guardarle, ad incitarle, a farle anche un po' di cazziate, insomma, domenica. Vabbè, ah ci, ci sta anche quello perché devono crescere, no? Eh, qui non so se lo posso chiedere a te. Ma non credo alle ragazze. Allora facciamo una cosa, eh, lo chiedo al direttore eh, Guizzetti. Mm, parentesi gossip, c'è una storia d'amore particolare tra non so, le ragazze della prima squadra femminile e i ragazzi della prima squadra? Oppure no, insabbiate se... tutto per la, la no, tranquillità No, No, assolutamente, del gruppo? si parla solo di sport. Però vabbè, se accade non è brutto, no? Beh, no, fa parte della vita, però noi pensiamo solo e esclusivamente allo sport. Le ragazze, come anche i ragazzi, si comportano quindi in si maniera allenano, immagino, in orari distinti, quindi... No, diciamo no, che insieme, pur vabbè. purtroppo tu lo sai che a Montorio si vive tanto di sport esatto. e quindi dobbiamo attenerci a determinati... Orari e quindi le ragazze si allenano la sera con uno spogliatoio per loro. E a volte nel campo abbiamo anche due o tre squadre, però alla però... fine ci si si è organizzati talmente bene che il campo rimane sempre a disposizione qui non possiamo dire però anni. i ragazzi possono anche creare uno stimolo no, per, per loro, perché allenandosi insieme casomai Beh, sì, anche per... un piccolo sguardo aiuta a correggersi Sì, creano lo stimolo perché giustamente devono diventare bravi come i ragazzi che ci abbiamo il, la capitana o il capitano chi è? ah Giulia che poi lei, che poi lei non, è, non è proprio montoriese, no, però insomma eh, Giulia, allora come si tiene uno spogliatoio di donne? Perché immagino, prima di tutto sono, sono calciatrici, però alla fine diventano anche amiche, no? anche se nello spogliatoio ogni tanto qualche scaramuccia ci sta sempre bene, come dico io. Sì, però siamo fortunatissime perché io in primis non immaginavo che in un gruppo di 20 donne comunque non vi fosse una particolare lite o antipatia. Come succede in vita, no? Come succede tra le donne. Siamo fortunatissime, siamo 20 sorelle, grazie a Dio. Grazie. Eh, grazie, a te, perché questa è una testimonianza. Eh, tecnicamente eh, tu hai anche il compito di eh, stimolare e di richiamare le tue compagne oppure è un ruolo da capitano dato dal non voglio dire perché sei la più anziana, eh, ma perché esatto, perché non lo sei. Dico, ma eh, perché hai, hai una dote particolare o l'appartenenza? Quindi perché sei dall'inizio in questo gruppo? Non lo so, eh, la fascia me l'ha data il presidente tre anni fa. Eh, le vere motivazioni magari non, eh, non le so, eh, non ne abbiamo mai parlato, però il segreto è sentirsi sempre uguale alle compagne, cioè non sono nessuno in più, nessuno in meno. Però insomma tu un po' ci devi mettere la faccia perché sì, porti però la faccia Sì, sempre con eh, il rispetto. i modi giusti perché con l'aggressività non si arriva a nessuna parte. Assolutamente, belle parole che meritano l'applauso delle compagne immagino. Grazie Giulio. Mister, allora il presidente tre anni fa ha dato la fascia alla Berlusconi, comincerà proprio a fare la trasmissione, eh, la, sì, la, trasmissione la formazione. L'anno prossimo chi? Il <ride> presidente, ho già ci prova da quest'anno? Ci prova, però ah, ecco, lo teniamo provo. sempre un po' alla larga. Vabbè, anche perché lui deve insomma, gestire altre la situazioni la fascia no? gliel'ho lasciata proprio perché l'ha data lui. però insomma, non, no, scherzo. No, <ride> è una persona che cioè una, è una, forse è la grande sorella, anche non per l'età, dove. Tutte le ragazze si vanno a confrontare, si vanno comunque a, a confidare. Anche quindi. È il punto di riferimento, punto di riferimento della, 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 giusto, della squadra. È giusto che sia così. Per il resto, come ha detto lei, sono. Sono tutte uguali, siamo un grande gruppo. Quindi ci divertiamo. Noi siamo forti per il cioè loro sono forti per il terzo tempo, come eh, ma in tanti, potuto anche. Eh. Sì, 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 sì. Ma no, no, in le... tanti, nel senso, chi viene qui di solito dalla prima categoria in giù, il terzo tempo è. è... Sono forti davvero. Però, tipo, Real una... Bellante mi dissero che in, 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 quel, in, quello, in quel campionato sono primi in classifica. In, in quello calcistico, navigano a bassa classifica, però sul terzo tempo sono, sono penso, primi. Insomma. Penso che anche noi, su quello non ci batte nessuno. Poi calcolando che sono ragazze, quindi. È ancora più. La soddisfazione quando c'è stato il primo gol della stagione? Malgrado la sconfitta, allora, domenica, no, però sono emozioni forti. Noi siamo partiti abbastanza maluccio, come ci ha detto il presidente, perché comunque era, per noi era, era un'esperienza nuova: tante venivano da, dal calcio al 5, tante non hanno mai toccato un pallone. Quindi per noi è stato inizialmente è stato abbastanza. È stata dura. Però vedevo giorno per giorno che comunque si migliorava, che avevano sempre voglia, venivano ad allenarsi e quindi ora. Sentire le, le altre società che ci rincontrano nel ritorno e ci fanno comunque i complimenti, per me quella è la, la soddisfazione più bella. Poi domenica dopo il gol non sapevamo se buttarci in mezzo al Capriolo, insomma eravamo io e Marco in panchina, non sapevamo che, cosa fare per prima, alla fine siamo corsi tutti verso Francesca Morosi che ha fatto un bel gol, dopo, dopo, che, se ne, dopo che se ne è mangiati forse parecchi. E quindi ci siamo abbracciati tutti abbiamo cominciato a saltare sembra che avevamo vinto la, la Champions League. Quindi però vabbè, penso che... È il primo passo, è no? è nel senso... Cosa... Sì, 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 è la cosa... eh, Il primo gol, quindi eh, bagnare, non di quale però con il gol della Morosi il, il campionato e adesso però dovete... Arrivare alla prima vittoria, se facciamo la prima vittoria, non so che può succedere, quindi, quindi finisce il campionato. Adesso, no, no, per adesso va bene. Ci godiamo il primo gol, poi sperando chiaramente sempre di migliorare. Allora, di migliorare. Eh, naturalmente toccate ferro, fate gli scongiuri. Però la squadra femminile del Pescara in Serie B, che è stata nostra ospite qui, due settimane dopo la presenza in gradinata, ha vinto la prima partita. Quindi insomma. Poi ne ha vinte. siamo venuti tutte le settimane, e così, insomma. Se Oddio, è... eh, vediamo. <ride> vediamo, noi, ve, vediamo casomai, casomai portiamo il capitano e portiamo il mister. Bene, tutte, bene, tutte bene, credo sia impossibile. Però, naturalmente, ve lo auguro con tutti gli scongiuri del caso. Che nel, nel calcio assolutamente servono. Grazie, grazie mister. Grazie, grazie. grazie alle ragazze.